Comunque teniamo dei buoni volumi, se pensate a fare 40 minuti di corsa continua. Oggi sono un po' a disagio per due ragioni. In primo luogo perché Silvia ha voluto mettere la piscina di fianco alla panchina dove di solito faccio le recensioni e pubblico le foto e i video delle principali scarpe da corsa che avete visto qua sul canale, ma anche e soprattutto sul sito The Running Pit. In secondo luogo mi sto preparando per incontrare Andrea, con il quale discuterò di un argomento molto interessante, la pianificazione di un fartlek, che è un allenamento che viene svolto soprattutto durante un periodo estivo, anche perché essendo un allenamento non troppo strutturato non richiede davvero una grande pianificazione, però prima di affrontare e decidere cosa chiedergli ho voluto leggere i principali libri di corsa. Tra i principali libri di corsa americani purtroppo sono quelli che contengono maggiori informazioni sulla fisiologia della corsa, non ho trovato granché. In effetti solamente il libro di Baron Hudson, Run Faster, contiene, essendo un libro molto pratico, un'informazione relativa a come svolgere gli allenamenti fartlek. La cosa che mi ha sorpreso di questo libro è che il fartlek, almeno secondo l'autore, viene utilizzato soprattutto all'inizio della preparazione della maratona. Di conseguenza credo che sia il momento giusto di parlarne, lascio la parola ad Andrea che vi racconterà come svolgerlo al meglio, io gli farò come al solito un migliaio di domande. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, mi fa ridere perché adesso c'ha il cono gelato in mano sembra. No, perché comunque dobbiamo cercare di ridurre il rumore, purtroppo qua ci sono gli uccellini, quindi non sempre è possibile. Che io continuo a dirti che mi piace questa cosa qua, che girano gli uccellini e te continui a toglierli, però vabbè. Va bene, dai. Ascolta, ma ti stai allenando per il basket oppure non lo fai più? Io non mi alleno per fare il basket, alleno a basket i ragazzini, abbiamo riniziato con delle restrizioni pazzesche, però vabbè, piuttosto che niente, piuttosto. E invece questa settimana che cosa ci proponi a livello di allenamento? Allora, sempre perché ormai arriva il caldo ed è difficile mantenere i ritmi, secondo me, sugli allenamenti prolungati, proporrei delle variazioni di ritmo. Variazioni di ritmo, quelle che noi in gergo chiamiamo fartlek, direi che si possono fare in tutte le salse, un minuto forte, un minuto piano, 2 minuti forte, 2 minuti piano, oppure magari 2 minuti forte, 1 minuto piano, quindi cambiare anche il rapporto tra lento e forte. L'unica accortezza come per affrontare l'allenamento è tenere la parte lenta abbastanza svelta, un pochino più forte di quando fate il lento. Che ne so, fate il lento a 5, cercate di tenere la parte di recupero a 4,50, 4,45. Mentre la parte forte cerchiamo di farla più forte che possiamo. Più forte che possiamo cosa significa? Lì 5.000, 3.000 o... Significa che dobbiamo dare il massimo che riusciamo sapendo che dopo avremo 1 minuto, 2 minuti di recupero fatti a 4,45. Ti faccio il mio esempio, so che se recupero a 3,50, 3,45 riesco a fare il minuto o i 2 minuti forte a 3, 3,10 circa, il ritmo del 10.000, qualcuno riesce a farli un pochino più forti, dipende se siamo ottimizzati o no. Io dico sempre, cercate di dare il massimo, però sappiate che dopo avete un recupero svelto, quindi non è che potete strisciare. E qual è secondo te il numero massimo di, tra virgolette, ripetute, anche se non sono ripetute, fatte con questo tipo di allenamento? Allora, non c'è un limite massimo, direi di partire però piano, cioè magari con 20-25 minuti di lavoro, poi aumentiamo a 30, poi quando abbiamo assimilato i 30 minuti passeremo ai 40, ma per dirti non c'è un limite massimo, per dire dovrebbe uscire un ritmo più o meno del medio, quindi sappiate che se fate la maratona in 3 ore per assurdo ad allenarvi continuamente per arrivare alla maratona potreste fare anche 3 ore di questo lavoro, a dire il vero no, un po' di meno, però si è lì. Anche perché i ritmi, come vi ho detto, è forte forte ma non pianissimo, quindi alla fine una media totale di circa quella del medio verrà. E questa tipologia di allenamento in questo periodo estivo la faresti ogni quanto? Guarda, la farei anche ogni settimana, primo perché davvero è tedioso fare i medi e quindi vanno in sostituzione dei medi e poi a me non ci sono gare per sostituire i medi, quindi davvero al posto delle gare o al posto dei medi mettere questo allenamento.
che vi libera la testa dai ritmi fissi, vi fa tenere comunque un recupero bello attivo che tanti amatori fanno fatica a tenere, e soprattutto vi allena molto. Gli altri allenamenti della settimana quali secondo te dovrebbero essere? Questo va a sostituire il medio, quindi direi che in settimana fate potenziamento con sprint in salita, collinari, quelle che noi chiamiamo cronoscalate, oppure banalmente con ripetute un pochino più corte con recupero passivo in supplesse, che io adesso in questo periodo non sto facendo perché davvero non avendo gare non li faccio, però vabbè. E poi andiamo ad aggiungere il solito lungo settimanale. Il solito lungo settimanale sempre, sì. Chi riesce, come avevamo detto, una volta a settimana, chi non riesce anche ogni due. Invece, secondo te, quando dovremmo riprendere a correre, tra virgolette, seriamente? Ma guarda, ti dirò, già facendo questo simil fartlek che tutto il resto rimanete comunque in ottima forma, perché comunque teniamo dei buoni volumi. Se pensate a fare 40 minuti di corsa continua, chi corre a 5 al chilometro fa 8 chilometri, invece che magari 5 volte 1000 con recupero passivo. Sono due lavori diversi, però in questo momento abbiamo bisogno di volume. Quando si ritornerà a correre seriamente, quindi a finalizzare la preparazione, io mi tengo il mese prima della gara. Quando mi diranno il primo settembre iniziano le gare, dal primo di agosto incomincerò a finalizzare, per dire. Tra l'altro c'era un articolo di qualche giorno fa di Bloomberg che diceva che la lezione di Zumba nel sud della Corea aveva creato un, tra virgolette, l'espansione, un focolaio, quindi sarà probabilmente difficile gareggiare molto. Non lo so perché ho degli amici in giro sparsi per il mondo, so che dalle loro parti gareggiano, gli Ingebrigtsen hanno corso in Norvegia, quindi io spero che prima o poi riparta da qualche parte, se no mi trasferisco, vado a farmi un viaggio di 2-3 giorni e gareggerò. E invece ci hanno chiesto, senza parlare di marche, ci hanno chiesto di dire, ma questa tipologia di allenamento e in generale gli allenamenti di cui parli, con quali scarpe devono essere svolti? Allora, li svolgiamo con massimo delle A2, le A1 non ha senso perché dopo il recupero comunque, anche se non è lentissimo, ma non è adatto per le scarpe leggere, quindi darebbero magari dei problemi. Andrei con delle A2 o addirittura con delle A3, sono proprio degli allenamenti che non è che dobbiamo spaccare il secondo sulla parte forte, quindi io ho delle scarpe con cui lo farei questo lavoro, però Max mi ha detto di non dire le marche, ma vabbè non si possono dire le marche, comunque abbiamo già fatto ormai 30 recensioni, quindi no, ecco, qua secondo me è proprio un allenamento per le scarpe che io chiamo l'around, che sono quelle che uso per fare i lenti o gli svelti o qualche volta al medio, per dire. La scarpa che ti porti in vacanza, che usi per far tutto, per intenderci, con quella scarpa lì fare questo allenamento. E il giorno dopo queste variazioni di ritmo, cosa faresti? Il giorno dopo sicuramente corsa lenta o riposo, quindi non ci metto nessun altro lavoro dietro. Quindi solo corsa lenta di recupero, non è un allenamento massacrante, è massacrante se sbagliate i ritmi nella prima parte, anzi mi raccomando che quando lo fate di non partire a 4 e poi finire con una media di 4,10, allora vuol dire che non abbiamo capito bene come funziona l'allenamento, perché non riusciremo più a recuperare bene e quindi continuerà a diventare sempre più lento il recupero e non ha senso. E invece cosa utilizzi per guardare se l'allenamento è andato bene o è andato male? Utilizzo fondamentalmente la media totale, perché se una al chilometro, quindi se una volta l'ho fatto 3,30, la volta dopo l'ho fatto 3,35, oppure l'ho fatto 3,25, al dire il vero cerco di farlo sempre in percorsi che conosco, quindi non guardo neanche la media, so che devo fare 40 minuti di allenamento, se sono arrivato un pochino più lontano vuol dire che sono andato meglio della volta prima, se no. Però sto anche a guardare le sensazioni, non è detto che se ho girato 2-3 secondi al 1000 più lento sono andato peggio, perché magari ho avuto delle sensazioni migliori, quindi diciamo che ho un po' un insieme delle cose, sensazioni e chilometraggio nei minuti che ho fatto. Ultima domanda, mi hanno chiesto proprio ieri su Instagram,
quando faremo la versione finale del test delle Pegasus 37, entrambi abbiamo superato più di 200 km, anzi molti di più, cosa ne dici? Allora, diciamo che sì, abbiamo fatto un uso intensivo della scarpa, la recensione è praticamente pronta e quindi a breve uscirà. Va bene, grazie Andrea, buona settimana e a presto, ciao. A voi, ciao ciao. Ultima cosa, prima di chiudere la recensione mi sono dimenticato di dire che io sono Massi, se vi è piaciuta mettete like, commentate qua sotto e ditemi come svolgete voi l'allenamento fartlek in questo periodo e che cosa ci suggerite per i prossimi video. Io sono già stanco al pensiero di svolgere un 2 minuti forte, 1 minuto piano, però sicuramente è uno dei pochi modi in questo momento estivo per migliorare. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, stay strong!